Come nuova Banca Etruria non possiamo che essere soddisfatti per la rapidità con cui si è pronunciato il Tribunale di Arezzo. Le parole sono quelle di Roberto Bertola, amministratore delegato di Nuova Banca Etruria, che ha accolto con favore la decisione presa dalla sezione fallimentare del Tribunale Aretino nei confronti della vecchia banca. Da 24 ore è stato dichiarato lo stato di insolvenza e nei prossimi giorni Roberto Rossi, titolare delle quattro inchieste riguardanti tutto il variegato panorama di Banca Etruria, sarà chiamato a scegliere se aprire il quinto filone di indagine, ovvero quello riguardante il reato di bancarotta fraudolenta. Beh, non mi aspettavo tanta tempestività e quindi ne sono stato lieto, perché fa chiarezza. Poi la magistratura farà il suo corso, è lungi da me dare giudizi, però fa chiarezza. Lo stato di squilibrio economico e finanziario era evidente perché c'è stato un decreto, quindi questo era un atto conseguente, ma il mio timore è che arrivasse dopo X giorni. Invece è arrivato, e questo fa chiarezza e distingue il passato dal presente. La vecchia Banca Etruria aveva commesso degli errori che non sta a me giudicare, la nuova Banca Etruria dà un taglio netto rispetto a quello del passato e può occuparsi di nuovo del territorio che rappresenta e che la rappresenta. Grazie. Grazie.